No, dimmi quando, no, dimmi quando partire. Via. Stavo per dire. Ah. Quando volete. Quando, okay. Volete. Quando vogliamo? Posso andare? Buongiorno. Quindi? Buongiorno, io sarei candidato per l'ufficio gestione finanziaria al vostro sportello. Candidato? Sarebbe? Sarebbe o è? No, guardi, ma perché qui gli indecisi non ci piacciono. No, no, per carità, ci mancherebbe. È che io sono molto deciso. Molto deciso? Mi sento molto portato per lavorare in questo ambito. Se... Portato, dice? Molto. Però qui non vedo nessuna esperienza in merito. Oh, dalla possibilità, ho fatto anche esperienza al bar Zio Paperotto. Zio Paperotto? Sì, di Brescia. Dove? È scritto qua. No! Oh, sì, no, guarda, ho fatto anche esperienza al bar Zio Paperotto. Tutto, cazzo, uscito. No, raga, io vorrei provare. Non andare in avanti, Gio, se non mi impalli. Sì, così. Okay. Metto come prima ero così. Due. Guardi, io imparo in fretta, non è questo il problema. Se vuole le posso anche spiegare perché... Impara in fretta. Sì, prego, 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 sì, facciamoci qualche risata. Guardi, su. Non c'è problema. Però le racconto aneddoti della mia vita e le spiego perché imparo in fretta, nel senso ho fatto tanti lavori, mi sento portato, non so, se mi sento un po' camaleonte, nel senso che mi ha adatto molto bene alla situazione, tipo... Lei si sa adattare quindi bene? Sì. Anche le posizioni? Anche le posizioni. Qualsiasi tipo di posizione? Qualsiasi. Anche magari quella vicino alla porta? Sì, sì, anche quella ecco, vicino alla allora, porta. Bene, allora si alzi. Sì. Vada vicino alla porta, sì. La oltrepassi e la richiuda. Quindi... È stato un piacere, le faremo sapere. Ah, va bene, la ringrazio. Arrivederci molto, e tanta molto fortuna. Gentile. Quindi il colloquio finisce qui, insomma, il mi dà la possibilità. Qui, arrivederci. Fa sapere lei. Va bene, niente. Salve, salve, buona giornata, salve. Vabbè. Niente. Ah, dimenticavo. Sa com'è nella foga del colloquio, ho dimenticato una lettera che peraltro adesso purtroppo non trovo in questo momento. Se mi dà la possibilità... Una lettera, dice? Sì, se mi dà la possibilità, esco un secondo, proprio giusto 30 secondi, chiedo... Ah, Corrado, vedo sono il io. Segretario. Sono io, Corrado, sono io. Martelli, dottor Corrado. Dottor Corrado, sono io. Sì, sì, sì. Ha fretta? Assolutamente no, lei ha fretta? No, io assolutamente. Io ho tempo da perdere, quello che vuole, non c'è nessun problema, sono qui per imparare a disposizione, mi dica. Bene, guardi, siccome appunto, come gli dicevo, sì. È un periodo un po' difficile, ah, però insomma, per lei... Che le lettere risolvono il mondo? Ma le lettere, ma lettere. Certo, certo, le lettere. Certo, ma lei... Lei che una lettera può cambiare il corso della io vita? Io vedo che in lei comunque c'è un ottimo candidato. Lo dicevo. Potrebbe ma ricoprire perfettamente il suo posto. Non c'è nessun problema, vede che io non dico bugie, le dicevo, vede che io imparo in fretta? Vede che io imparo in fretta, voglio dire, vede che il tono della voce è anche cambiato. Ha imparato lo sente? Perfettamente. Lo sente? Facciamo così, allora, mi domani, dica. Dalle 2 alle 12, lei viene qui. Ah, quindi mezza giornata? Mezza giornata, mezza sì, giornata. La prendiamo con calma. Molta calma. E cominciamo subito, va bene? Subito, subito. Subito. Guarda che io imparo in fretta, Va bene? Dottor Martelli, è stato un piacere. Dottor Sandra, stia bene. Saluti. Salve. Stop. Gestire gli animi umani. Gli animi umani. E ha una percentuale sulla gestione degli animi umani? Andiamo pro vigioni. Pro vigioni? E quanto? Ah, beh, lei crede nella divina provvidenza. Quanto vede. Ecco, continua a credere nella divina provvidenza. Quindi io. Quindi lei si crede nella divina provvidenza? Io la saluto, arrivederci, tante bene. Buone cose. Io sto benissimo, cordialità, arrivederci. Salve, quella è la porta. Vado. Prego. Sì, sì, ho preso un attimo dalla foga, ho dimenticato una lettera che peraltro in questo momento non trovo. Posso uscire un attimo? Dove cazzo la lei? Il periodo conosce? È un po' difficile. Ah, certo, sì. Ah, eravate stati insieme in vacanza. In vacanza? Dai, che cazzo di... Dai, questo... Ok, va bene, va bene. No, dottor Corrado, guarda, è stato un... Scusa, mi sono impappinato. Ah, così... Non è importante, ma tu la vedi la TV, cioè le ragazze devono essere belle, carine, formose, non è che se la devono raccontare con il, come si può dire, con il conduttore. Sì, beh, è vero, però io avevo pensato che magari poteva essere una novità che spiazza.
Sì, a me il teatro piace molto, è da tanti anni che lo faccio. Faccio commedie, io adoro stare su. Domanda, ma hai un curatore d'immagine? No. No, che sei curata nel minimo dettaglio. Ha visto? Sì, ma è una cosa voluta oppure casuale? No, no, è voluta. Io studio sempre il mio look. Anche il rossetto? Le piace? Assolutamente sì, mi devi dare il nome del rossetto. È la mescolanza di due rossetti. Giura? Sì. Ma tu sai qual è il modo più pratico per far sì che il rossetto abbia tenuta tutto il giorno? Beh, innanzitutto prendi una lunga tenuta, poi io ci ho messo sopra. Anche quello! Ho preso uno, dicono di mettere di solito un pochino di fondotinta sul brava, no, io metto le ciglia. O il correttore, comunque qualcosa di opacizzante, però poi c'è il rischio che ti piace cantare con le amiche al karaoke. Perché è necessario? No, ascolta. Dunque, cacchio. Il caffè alla macchinetta, uno conosce questo, uno conosce quell'altro, e alla fine la ditta diventa un bar, in sostanza. E poi, o peggio ancora, un crogiolo di contestatori, dove appena c'è una cosa che non va bene, che... no, non lo dico. Dove c'è una prima cosa che non ci si, che ci si lamenta. No. Comunque, tutti dicono così. Credi che non lo sappia? Da dove viene? Dalla luna? No, aspetta, questo dovrebbe essere un po' più... Tutti dicono così. Anche quello un po' sopra lì. Tutti dicono così. Dove viene? Dalla luna, mi faccia capire, Bene. Poi si finisce sempre per fare comunella con i colleghi, si va da uno, si conosce quell'altro e alla fine si finisce alla macchinetta del caffè e l'azienda diventa come un bar. Cazzo. Tutti dicono così, credi che non lo sappia? Da dove arriva lei? Dalla luna? Non lo so. Beh, guardi che comunque... ecco, vedi, sta già contestando. Per quale motivo dovrei assumerlo? Non ci ha spiegato. Ecco, vede, no, e se ha lavorato bene, dico se ha lavorato bene, e noi lo confermeremo. E, no, cazzo, no, aspetta. Ma... Scusa, sei partito. Sei andato avanti tu? No, se non pensi alle parole, alla fine... Sì, sì, è così. Vai, se vuoi. Ok, allora. Ah no, come vuole chiamare questa qui? Una passeggiata in ditta? Sto, Marco, dritto con quella testa lì che mi impalli. No, ma così... Forse devi girarti un po'. Perché mi sembra? Devi stare più alla tua destra. Cioè, hai girato la testa verso di me e mi hai parlato. Sì. Così. Non ho capito perché. Perché ogni volta devo stare sempre più in là, non so perché. Non so neanch'io. Dai. In realtà, penso di essere riuscito a instaurare un buon rapporto di. Un buon spirito. Un buon. Tanto adesso sto facendo male, puoi sbagliare, adesso sto facendo lui. Penso di essere riuscito a instaurare un buon rapporto con i collaboratori, di aver costruito un buono spirito di squadra. E credo che l'aiuto dei collaboratori sia fondamentale, soprattutto all'inizio. Uno non è che può fare tutto da solo. Male dovrebbe essere capace a risolvere i problemi da solo invece. Mentre altrimenti avremmo potuto contattarla chiedendo un apprendista.